un'organizzazione criminale dedita al falso documentale, la cosa che è giusto rilevare è come l'operazione testimoni proprio l'alta capacità operativa fondata sull'incrocio dei dati e sulla collaborazione con le forze di polizia degli altri paesi. E la nostra cooperazione con gli altri paesi è eccellente. Poi è evidente che ci sono gelosie nazionali da parte dei sistemi di intelligence degli altri paesi e tutto quanto, ma noi siamo un paese nel quale dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione. Ma autoflagellarci nel momento in cui noi stiamo dimostrando di essere un paese che tiene, io francamente credo che sia contro l'interesse nazionale, oltre che contro la utilità stessa di una polemica politica che è utile e opportuna quando stimola ad un efficientamento del sistema e che credo che dal punto di vista del coordinamento tra le forze politiche abbia dato buona prova di sé proprio quando abbiamo discusso il decreto sull'antiterrorismo. Grazie Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Rampelli. Prego onorevole, a due minuti. Risposta vie più deludente, Ministro Alfano, in modo particolare quella puntuale sull'occupazione abusiva di un palazzo di proprietà privata al centro di Roma, nel cuore della capitale, a 50 metri dalla stazione Termini, a 200 metri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, su cui ci siamo già intrattenuti e su cui già una prima volta avete dato spiegazioni rassicuranti, avete predisposto, avvisando ovviamente prima gli occupanti, una specie di blitz, pur non essendo riusciti a visitare l'intero immobile, perché così come accadde ai Vigili del Fuoco, che comunque hanno chiesto l'immediato sgombero per mancate condizioni di sicurezza, non fu possibile vedere 8.000 metri quadrati dei 30.000 circa di questo palazzo. Esattamente lì dentro, esattamente lì, e nonostante gli avvisi dell'opposizione di Fratelli d'Italia, si annidavano gli scafisti e gli organizzatori della tratta di uomini che dall'Africa vengono trascinati sulle coste meridionali dell'Italia. C'è quindi una attività illecita che è manifesta, noi l'avevamo denunciata, ma non è soltanto quella, c'è lo spaccio di droga. All'ottavo piano, le do questa notizia, per 80 euro a stanza, a ragazza, si svolgono attività di prostituzione. C'è il lavoro nero e l'occupazione abusiva in quanto tale è già un reato. A maggior ragione se accade, badi bene Ministro, perché forse può stupirla questa notizia, almeno io me lo auguro, se accade che il gestore dell'energia elettrica manda le bollette da pagare al proprietario dell'immobile, che non lo può mettere a reddito perché ovviamente è occupato, e quindi al danno si aggiunge la beffa. Io penso che voi stiate sottovalutando questa attività. Noi vogliamo che l'Italia combatta il terrorismo e renda giustizia alle sue vittime innocenti ovunque vengano sterminate. Noi non vogliamo uno Stato canaglia che punta tutto sul suo essere un paese di transito. Deve vogliamo concludere, stare in prima linea e vogliamo garantire che la legalità venga rispettata da tutti, a maggior ragione da chi viene dal di fuori dei confini nazionali. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3-2150 dei deputati De Girolamo ed altri, concernente iniziative volte a rafforzare i controlli e le misure di sicurezza in relazione ai rischi connessi al terrorismo internazionale, con particolare riferimento alla rete dei trasporti pubblici e ai luoghi di culto. La deputata Daniela Santanchè ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Per un minuto, onorevole, prego. Grazie Presidente. Io vorrei dirle, signor Ministro, se dopo gli ultimi arresti, e mi riferisco a quelli del 9 marzo dell'imam somalo e quello di qualche giorno fa a Bellizzi, lei è consapevole che i centri di accoglienza, insieme ai luoghi di culto, sono diventati